Era una terra di pastori e di transumanza, di boscaioli e piccoli artigiani. L'isolamento che per secoli ha significato povertà viene visto ora come ricchezza e qualità di vita. Oggi gode infatti di aria pulita e acqua cristallina. Boschi e prati sono di un verde abbacinante. È un prezioso lembo di quell'Italia che ha meritato l'appellativo di bel paese. Capracotta sorge a 1421 metri nella provincia di Isernia, secondo comune più alto dell'Appennino e rinomata stazione sciistica. Molti nell'Ottocento ne sono fuggiti per cercare fortuna in America. Altri ancora, negli anni del boom economico, l'hanno lasciata per le industrie del nord. Oggi accade più di rado. Molti giovani restano, attratti da una qualità di vita che, grazie soprattutto ad aria e acqua incontaminate, la grande città non consente. Qui l'aria è di una purezza sorprendente. È una risorsa preziosa, tanto che il comune di Capracotta, in collaborazione con l'Università del Molise e il CNR di Napoli, si sta adoperando perché sia certificata. Armonia è parola che nel suo significato originario vuol dire unione perfetta delle parti nel tutto. È accordo di voci e di sentimenti, di relazioni e di vita. Armonia è ciò che sperimenta chi si immerge in questi luoghi. Ogni stagione ha le sue cromie, ma è nella primavera che la natura mostra il suo splendente caleidoscopio. Il giardino botanico creato a Capracotta nel 1963 conserva e tutela la flora autoctona dell'Appennino centro-meridionale. Carmen ne è la responsabile. Giardinieri e botanici le forniscono l'indispensabile aiuto. Laureata in scienze naturali, nutre da sempre la passione per le piante, in particolare per quelle che vivono in alta quota. L'amore per il mondo vegetale l'ha portata a scegliere il suo bellissimo lavoro ed è stato per lei naturale arrivare in questo luogo dalle caratteristiche così particolari. Stiamo lustrando. Prego. Sicuramente la caratteristica di essere uno degli orti botanici più alti d'Italia e poi la caratteristica di avere questo percorso dedicato alle persone con disabilità motorie ma anche sensoriali, quindi ipovedenti e non vedenti, con l'installazione di pannelli tattilovisivi che rimandano sia ai contenuti delle informazioni del pannello ma anche a una audioguida del pannello stesso. Quindi accessibilità non solo a quelle che sono le aiuole e gli habitat che caratterizzano questo orto botanico, ma anche un'accessibilità a quelle che sono le informazioni. All'interno del giardino botanico è presente un orto che assolve ulteriori importanti funzioni. Come orto è prettamente lo scopo didattico, ma anche di conservazione di quelle che sono appunto le varietà orticole autoctone ed altre varietà di legumi, fagioli prevalentemente recuperati da agricoltori, li chiamiamo custodi di queste varietà antiche. L'altro scopo è quello appunto di conservare il seme di queste varietà, quindi di arricchire questo patrimonio agronomico. E il seme raccolto viene poi conservato in una piccola banca del germoplasma che abbiamo qui a disposizione del nostro giardino. E l'intento poi è anche quello di individuare altri contadini custodi a cui dare questo seme per poter perpetuare la coltivazione della lenticchia.
Ho la fortuna di vivere in un paese dove praticamente siamo a stretto contatto con la natura. Poi durante il corso di studi, soprattutto quelli universitari, con l'esame di botanica ho scoperto la mia vera passione e quindi ho cercato di approfondire quanto più possibile i miei studi in questo settore. La breccia, questa breccia qua. Per Carmen il giardino è fonte di continue emozioni. Ogni giorno è non un'emozione ma una miriade di emozioni. È un'emozione quando accolgo gli studenti che vengono in visita all'orto botanico e alla fine della visita guidata loro sono contenti, mi ringraziano e quindi già lì sono veramente felice perché credo di essere riuscita comunque a dare loro un messaggio. E emozioni quando dopo le pulizie fatte nelle aiuole con molta cura e attenzione le persone, i visitatori esprimono la loro meraviglia davanti a come è mantenuto questo orto botanico. Carmen dedica al giardino tutta se stessa. Vederlo prosperare, accogliere un numero sempre maggiore di visitatori è la sua più grande soddisfazione. Sono molto soddisfatta del lavoro, però cerco sempre di pormi limiti superiori. È un crescere, sempre, di anno in anno. Aria e acqua pure significano terra pura, capace di generare erba rigogliosa e ricca dei nutrienti. Tutti gli animali, anche i più minuti, se ne giovano. Le vacche, lasciate libere al pascolo, danno il latte migliore. Antonella ha saputo mettere a valore queste favorevoli condizioni per dare una svolta positiva alla propria vita e rilanciare l'azienda agricola di famiglia che oggi produce ottimo latte e yogurt. Ho studiato ingegneria chimica, dopodiché le cose da fare erano due: o andare a fare le valigie e andare via, oppure rimboccarsi le maniche e fare qualcosa con l'azienda già esistente. Ho riscontrato che molti dei miei studi sono validi anche in quello che faccio oggi. L'ingegneria chimica si accosta tanto all'agroalimentare. Lo studio non è mai perso. Impegnarsi nello studio ripaga in qualche modo successivamente nella vita. Da poco è sorta l'alba. Antonella e con lei il marito Alessio, oggi libero dagli impegni lavorativi di carabiniere forestale, si preparano per salire ai pascoli alti. È l'ora della mungitura quotidiana. Per raggiungere l'alpeggio occorre salire alcune centinaia di metri, percorrendo una ripida mulattiera. Il piccolo Matteo preferisce risparmiarsi la fatica del cammino salendo sul trattore con lo zio Massimo. Alleviamo 130-140 capi. Siamo in alpeggio, tempo permettendo, da maggio a ottobre. Questo poi varia a seconda delle condizioni meteo. E cerchiamo di valorizzare al meglio il pascolo e il prodotto che viene fuori dal pascolo. L'animale al pascolo sta bene, ha vantaggi sia dal punto di vista proprio fisico e quindi che vanno poi anche a incidere sulla qualità del latte. Studi dicono che il latte in alpeggio ha delle proprietà nutraceutiche, cioè una sostanza nutraceutica quando è funzionale, quando oltre a nutrire il corpo gli apporta benefici, con omega 3, con acido linoleico coniugato, che sono delle molecole che aiutano la lotta contro i tumori, il colesterolo, l'ipertensione, tutte malattie del nostro millennio.
Alcuni capi si sono allontanati dal grosso della Mandria per disperdersi tra i prati. Moderno cowboy che ha sostituito il cavallo con la motocicletta, Massimo percorre la montagna per radunarli. Animali intelligenti e disciplinati, le vacche si avviano verso la stalla. Per Antonella è importante che la mungitura non si protragga oltre la giusta ora. Gli impegni dell'azienda non sono gli unici per lei. La mia famiglia la fa da padrona, per fortuna ho un marito che mi assiste e mi incoraggia, bisogna dirlo, in tutte le scelte. E poi io ho due figli, di cui uno, il grande, è un appassionato in tutti i sensi, e della mungitura e della stalla, si reputa un piccolo capostalla, sta sempre qua con noi in azienda, è meraviglioso vederlo crescere così. Ringrazio il Signore di avere i nonni, di avere i genitori di mio marito che sono insostituibili. Li vanno a prendere, li portano, li aiutano anche nel pomeriggio se hanno qualche attività extrascolastica da seguire. No, ho la fortuna di avere i nonni, che al giorno d'oggi non è da poco. Scusi. Ce la faremo, è una scommessa che abbiamo aperto da 10 anni e pare che il mercato ci stia rispondendo bene, quindi siamo orgogliosi di aver fatto questa scelta. Io e i miei fratelli in primis, perché poi bisogna sottolineare che non sono sola in questo viaggio, in questa scoperta, in questa pazzia, come vogliamo chiamarla. Probabilmente ce la facciamo perché siamo uniti insieme alla figura di mia mamma, che ci dice di non mollare, questo soprattutto ci sprona ogni giorno a dare qualcosa di più. La primavera è gioia per l'intera natura. Lo è anche per chi vive a Capracotta, specie i giovani, che ogni anno inventano nuovi modi per addobbare le vie del centro. Di fondazione medievale, il paese fu quasi per intero distrutto durante l'ultimo conflitto dalle truppe naziste in ritirata. Nel ricostruirla pietra su pietra, casa dopo casa, gli abitanti hanno dimostrato un attaccamento alla loro piccola patria che dura ancora oggi. Come altri che erano emigrati, Michele ha deciso di tornare al paese della sua famiglia. Qui sono nati i suoi genitori e qui trascorreva le estati. Il suo ristorante è meta di buon gustai provenienti anche da molto lontano. Ehi, lavoratori! Buongiorno! Che fate? Aiutate nonno? Piano giù, Papà, io vado a raccogliere un po' di ora. Hai visto che tempo c'è di su, Michele? Vabbè, dai, un po' di nebbia che sarà. Mamma, ciao, a dopo. È giusto di andare, però. Ciao. Va bene, ciao. Un detto locale vuole che a Capracotta ci siano 11 mesi freddi e uno fresco. Si dice anche che sia il paese delle bufere, perché vento e neve la fanno da padrone. Ma questo è il clima prediletto dall'orapo, lo spinacio selvatico di montagna. Conosciuto anche come Buon Enrico, cresce sui monti fino a oltre 2000 metri e possiede straordinarie caratteristiche. È ricchissimo di sali minerali e vitamine, ha proprietà ricostituenti e depurative ed è la base di molte ricette tradizionali. Fare questo lavoro e farlo qua mi hanno portato 3 motivazioni. La passione per la cucina, la voglia di realizzare qualcosa da solo e soprattutto probabilmente l'amore per il territorio,
per il nostro paese, per quello che sono, per quelle che sono le nostre origini, visto che insomma io sono nato a Milano, ho vissuto a lungo a Frosinone, città della quale insomma conservo dei bellissimi ricordi, però ho sempre avuto la voglia di tornare al paese di origine, anche perché qui sono sempre venuto nei weekend, durante l'estate. Cioè, le estati della gioventù capracottese sono per me indelebili nella memoria. Piuttosto che cercare Ibiza o isole lontane, per me il mio divertimento in gioventù era Capracotta. Le serate passate lungo il corso con una chitarra, i giochi, le cose che si facevano qua per me erano impagabili. La passione per la cucina l'ho sempre avuta e poi chiaramente mi sono, insomma, fatto dei corsi, ho fatto delle cose, mi sono informato sul territorio. Ciò che mi diverte di più è rivisitare i piatti del territorio, riportare, io dico sempre, riportare i piatti, quelli che erano di 50 o di più decine di anni fa, ai giorni di oggi. Quindi alleggerirli ed arricchirli magari di altre materie prime, per renderli insomma più appetitosi, più belli e più adatti ai giorni nostri. I nostri piatti sono tutti decisamente stagionali, nel senso che chiaramente nel periodo che la terra offre di prodotti usiamo quelli. Nel periodo invernale usiamo magari le patate, le lenticchie, i fagioli, che ci consentono di lavorarli anche in periodi che non sono il periodo di raccolta. Oggettivamente i problemi esistono, non è che qua tutto sia perfetto, ovviamente, anche perché non credo esista la perfezione, però al momento le scuole ci sono ed è la cosa più importante per un paese. La mia idea è che un paese muore nel momento in cui non ci sono più le scuole. Quindi ora, per fortuna, abbiamo le scuole fino alle medie, quindi a primaria di secondo grado, per cui siamo abbastanza tranquilli. Chiaro che tra i problemi che si possono porre in un paese a 1421 metri sul livello del mare sono i cambiamenti repentini di clima, quindi le temperature che possono avere escursioni importanti durante una giornata, ma insomma per noi non sono problemi, devo dire, insormontabili. Il problema maggiore è d'inverno, quando ci sono quelle abbondanti nevicate che magari per la viabilità qualche problema creano, però siamo attrezzati, c'è sempre gli spartineve che aprono le strade, o non abbiamo i problemi di qualche decina d'anni fa, quando magari veniva a mancare l'energia elettrica. La creatività di Michele dà origine a piatti di raffinata bontà, come i cicatelli con datterini, orapi e scaglie di ricotta, o le chitarrine con orapi al profumo di limone. E tutti sono realizzati con gli ingredienti naturali offerti dal suo straordinario paese. Il mio paese è il mio paese, per cui ci vivo davvero bene. Tanti giovani danno oggi impulso alle attività tradizionali, non solo l'allevamento, ma anche l'agricoltura. Due fratelli, Luca e Loreto, con grande passione e con l'energia dei loro anni, si dedicano alla coltivazione di cereali e legumi di antica tradizione, che, dimenticati, rischiavano di scomparire. Questa nostra, diciamo, esperienza, che oggi assume tutta l'area ancora di una sfida, è nata dal concetto che aveva nostro padre per l'amore di Capracotta, del territorio, del nostro paese e di quello che ci poteva offrire.
oggi diventa una passione veramente incondizionata, veramente. Perché? Perché produrre in alta montagna diviene interessante da un punto di vista di eccellenza, di qualità, ma diviene anche una sfida contro il tempo, sia atmosferico che materiale. Molte volte sei veramente sul filo del rasoio, con una scommessa tra il piove e non piove, il chissà che tempo avremo tra due ore, perché il tempo, il cambiamento è repentino in alta montagna. La totale assenza di inquinanti e la presenza abbondante di neve, che apporta dei nutrienti al terreno, sali minerali, azoto in maniera particolare, è una vera e propria mano santa per la coltivazione di legumi e cereali. Allora, prendiamo sti pali. No, i pali li piglio io, tu prendi Gesù e andiamo giù. Si sbosca qualcosa. Ma questo dobbiamo finire la recinzione per i cinghiali. Svolgere questa attività qui nel mio paese, a Capracotta, dove sono nato, dove conosco le singole foglie dei boschi, eccetera, è per me un qualcosa di eccezionale, di magico. Io non riuscirei a svolgere quello che ho a fare, quello che faccio tutti i giorni in un altro posto, magari anche in un posto più bello. Certo, vivere qui non è facile, con tanta neve, con tanta bufera, perché qui ci sono delle vere e proprie bufere di neve, però proprio questo, secondo me, il sapore della sfida è che mi dà la carica ogni giorno. Come nella favola di Giacomino e la pentola magica, anche la vicenda di Luca e Loreto si origina da un paiolo e dal suo contenuto. Piccoli legumi dal nome quasi sconosciuto. Ritrovammo in un piccolo contenitore in rame dei piccoli semi e non sapevamo all'inizio cosa fossero. Il nostro padre ci disse che era la roveglia di Capracotta, un legume ampiamente coltivato nelle zone montuose e veniva utilizzata proprio per il sostentamento delle famiglie e anche del bestiame, insieme alla veccia. Date le condizioni di coltivazione che sono difficili, ha rischiato addirittura di estinguersi. Noi abbiamo fatto un lavoro di recupero e di valorizzazione del seme. All'inizio siamo partiti con soltanto 300 grammi di seme e per arrivare adesso a coltivare anche qualche quintale. Nell'esperienza dei due fratelli c'è qualcosa che un tempo era normale e che oggi appare un'eccezione. La trasmissione del sapere dai padri ai figli. Quando eravamo bimbi, ricordo ancora gli anziani, i miei nonni, raccogliere queste erbe selvatiche, disporle in un certo modo, ad essiccare a testa in giù, perché così tutta il colore, dicevano loro, no? Poi la clorofilla verde non si disperdesse. Sono scene che rievocano un mondo ormai quasi, no? Quasi dimenticato, però che fa pensare a qualcosa di pulito, un'emozione bella, bella proprio, da ricordare e da rivivere poi. È un'emozione che ci accompagna quotidianamente, sì. Spesso gli uomini non valutano le conseguenze delle loro azioni. Cinghiali dell'est Europa, prolifici e voraci assai più degli autoctoni, sono stati introdotti per alimentare la caccia. Ne è derivata oggi la frequente devastazione dei coltivi. L'avvento dei cinghiali nelle nostre zone, che ormai dagli anni 70 ad oggi sono aumentati in maniera esponenziale, porta sicuramente dei sacrifici in più. Il fatto di dover recintare dei terreni, il fatto di dover comunque tutelarti con delle recinzioni, che siano elettrificate o meno. Comunque sono spese in più, sono lavoro in più. E poi è difficile ostacolare l'azione di questi selvatici, che ahimè stanno aumentando in maniera veramente vertiginosa ultimamente. Allora,
qua va bene, qua là. Qua sì, qua grosso modo qua. C'è da lavorare sodo, i terreni di Capracotta come i terreni dell'Alto Molise, i terreni di montagna in particolare sono ricchi, ahimè, di pietre e di rocce. Questo rappresenta un doppio significato, sia positivo che negativo. Il fatto di avere terreni rocciosi garantisce una coltivazione dei legumi molto molto migliore rispetto a terreni argillosi o a medio impasto. E invece dal punto di vista meccanico pratico rappresentano una sfida, perché vanno tolte insomma le pietre grandi, ed è dura, molto dura. Noi ci mettiamo l'anima e il fisico, ecco. Ci sono riusciti i nostri nonni nell'antichità con niente, con nulla, con nessun mezzo, però con tanto lavoro. Oggi ci dobbiamo e ci possiamo riuscire pure noi, e quindi ci fa andare avanti con onore, ecco. I boschi intorno a Capracotta celano un tesoro prezioso e difficile da individuare, perché si trova nascosto sotto la terra. Per scovarlo occorrono fiuto sopraffino, qualità che soltanto alcuni cani sviluppano, e un lungo addestramento. A briciola, spinone meticcio o pezzato non mancano né l'uno né l'altro. Il tartufo non si rivela facilmente a chi lo cerca, ma se c'è, è prova ulteriore che il bosco è sano, che nulla lo contamina. Briciola ha un allieva promettente, la giovane e bianca pallina, che si applica con grande impegno. Eccolo qua. Il tesoro è trovato. Un bel tartufo nero integro e di ottima qualità. Per i due cagnolini, una coccola è la ricompensa più gradita. Vivere a Capracotta, lontano dall'agiatezza della città, può non essere facile. Chi è abituato alla vita cittadina sopporta più facilmente il rumore e fumo delle automobili, anziché la relativa scomodità e il clima spesso inclemente di questi luoghi. Bufere e isolamento sono spesso visti come un prezzo troppo alto da pagare per poter godere di aria e acqua incontaminate, del colore profumato dei fiori, della solidarietà tra le persone. Chi ha scelto di vivere tutto l'anno a Capracotta ha invece compreso che la vita è soprattutto gioia di cose semplici, è autenticità di tradizioni e rapporti umani sinceri. Ha capito che vivere a Capracotta è vivere una vita serena.